Ciao a tutti! Oggi sono particolarmente contenta di girare questo video per due motivi. No, così sono quattro, vabbè, due per due motivi. Primo, perché ho fatto finalmente il mio primo ordine Neve Cosmetics. Non avevo mai ordinato su questo sito, non perché non fossi interessata, ma perché penso che le cose, sono stata sempre convinta del fatto che le cose vadano testate, provate, quantomeno per una questione di colore. Qui non se ne fa una questione di qualità, ovviamente, ma una questione di colore, insomma, di intonazione giusta da poter scegliere. E però è successa una cosa e quindi mi sono fatta forza e coraggio e mi sono fatta quest'ordine. Che cosa sarà successo? Allora, l'ho presa, ce l'ho fatta. Sono orgogliosa, felice, anche un poco emozionata. Voi direte: ma che cosa avrei preso mai? Lo sapete, che cos'è appena uscito di Neve Cosmetics? Il pacco fantastico. Allora, guardate, l'ho aperto perché ero troppo curiosa. L'ho ricevuto ieri nel tardo pomeriggio, però non ce la potevo fare. Non ce la potevo fare, quindi ho aperto, ma non ho swatchato niente. Non ho, è tutto, ho solo visto che cosa era arrivato. Più che altro per vedere se le cose fossero arrivate in ordine, oppure rovinate. Vabbè, che cosa ho preso? Apriamo insieme. Allora. È stata un'emozione indescrivibile, vi dico la verità. Allora, cosa mi hanno mandato in questo pacco? La bustina con il logo di Neve, molto carina, natalizia. Guardate che bella che è. La bustina viola, che non ci dispiace. Poi mi hanno mandato questa sacchettina, oh, scusate, al contrario, questa sacchettina molto carina, molto, molto, molto carina, all'interno della quale ho trovato il flat buchi. Allora, ho ordinato due cose, il flat buchi e l'altra cosa che poi vi farò vedere. Allora, il flat buchi non ce la posso fare. Ovviamente, poteva essere un video professional dall'inizio alla fine? No, assolutamente. Il flat perfection, ma quale flat buchi, Robby? Il flat perfection che guardavo, riguardavo in internet, me lo sono studiato, visto, perché io amo molto le cose compatte, le cose in polvere libera, non ho proprio il tempo di stare lì a spennellare, girare e fare. Quindi andavo dietro a questo prodottino da un bel po', me ne sono vista di recensioni. Alla fine ho detto ok, ero partita per ordinare l'altra cosa che vi farò vedere, ci ho aggiunto anche questo in corsa. Io l'ho preso nella tonalità medium warm, che sarebbe questa. Eccola qua. Ora, guardata sul sito, tra quelle appunto che c'erano, tra tutte le tonalità e colorazioni che c'erano, questa mi era sembrata quella migliore per me, perché poi ho letto la descrizione sotto per la tipologia di pelle e tutto. Ora, a vederla così, vi dico la verità, non l'ho ancora neanche testato e provato. A vederlo così mi sembrerebbe leggermente chiaro rispetto al mio incarnato. Lo proverò, proverò e poi vi dirò se la tonalità è giusta, però non importa, ne troverò comunque un utilizzo, al limite lo utilizzerò come cipria se vedo che è troppo chiaro come fondotinta. Amato, amato, finalmente è mio. Madonna, un'emozione ieri, un'emozione quando è arrivato questo pacco, non potete avere idea, come i bambini. Poi nella, scusatemi, sempre nella sacchettina, sono molto emozionata, nella sacchettina mi hanno mandato un omaggio, che è stata una cosa molto gradita. Mi hanno mandato un blush ovviamente minerale, nella colorazione Liberty, che è un, vediamo, ancora lo devo aprire, vedete, ha ancora la sua. Dunque, sembrerebbe un rosa sui toni del rosato. Ovviamente non ce la potrò fare. Eccoci. Mamma, spacchettamento in diretta. Allora, io adesso onestamente so che bisogna fare la cosa del tappino, ma farò così, perdendone mezzo chilo, ma non importa. Allora, vediamo un po'. Vediamo, eh. Bello, non so cosa si riuscirà a vedere, quale sia la luce. Ne ho messo veramente poco, eh. Non so quale sarà la luce giusta per potervelo far vedere, ma scusatemi per la voce, ma sono un pochino giù di voce perché oggi ho urlato molto con i miei figli, mi hanno fatto veramente arrabbiare.
Guardate, così non dice proprio niente, però mi piace, una bella tonalità calda, lo proverò e vi dirò insomma se la colorazione è giusta. No, non mi dispiace affatto, è bello, io annuso tutto, anche le cose che non hanno bisogno di essere annusate. E quindi insomma la cosa è stata molto 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 gradita. Sono 0,7 grammi di prodotto, la scadenza è a... Ma quanto scrivono piccolo in queste cose? 12 mesi, ma non ce la farà ad arrivare a 12 mesi. E poi, sempre nella sacchettina nella quale erano contenuti sia il Flat Perfection che l'omaggio, c'erano queste cose, questi talloncini, trucco minerale, ti spiego, adesso sicuramente lo saprete meglio di me se avete già fatto ordini a Neve Cosmetics, io no, quindi ti dice come applicare il fondotinta minerale, gli ombretti, il blush, eccetera, eccetera. Ok, c'era questo, poi c'era lui, l'anticipazione dell'altra cosa che ho preso, la mia meravigliosa Julie, che la adoro, questa santa donna, la adoro. Poi c'era tutta la pubblicità sulle matite, biomatita labbra, le pastello, delle quali sento parlare, veramente sento parlare benissimo di tutte le matite di questa di Neve Cosmetics, sia per occhi che per labbra, prima o poi. E poi il mascara occhioni, che non acquisterò però, non acquisterò perché alla fine non ne ho sentito parlare poi così bene, quantomeno per il tipo di ciglia che piacciono a me piace moltissimo l'effetto ciglia finte. Questo era il pezzo forte del pacco, carissimi miei. È lei, mi piace, guardate, oh, mazza che faccia rossa che mi viene, perché mi viene sta faccia rossa? Perché si riflette il colore qui, eccola. Che dirvi, l'avrete vista ormai, credo, già in 750.000 video, però lei è la mia lei. E quindi mi sono, io adoro Giuliana, allora cominciamo a dire questo, io adoro Giuliana, mi piace tantissimo, mi piace lei, la sua storia, di tutto adoro di Giuliana, come si trucca, come è così carina, scanzonata, mi piace. Quando, e la seguo da ormai, credo dai primi video, insomma sono diversi anni che la seguo, quando ho visto che era uscita questa, anche solo per una questione affettiva, ho detto non me ne frega niente, poi se i colori non sono più adatti a me, anche se poi ho visto in realtà lo sono, però l'ho voluta prendere perché poi mi fido di lei. Neve Cosmetics comunque è una garanzia a livello di qualità. Questa è la paletta in questione, la paletta, sì, il secchiello, la paletta in questione è lei, guardate che meraviglia di colori. Mamma, che meraviglia! Ragazzi, sono follemente innamorata di questa palette. E non perché ci abbia speso dei soldi, lo dico proprio sinceramente. Non ho ancora swatchato! Pensate quanto sono stata brava! Non ho avuto ancora la cosa di swatchare perché volevo farlo in diretta con voi. Allora, ognuno di questi. Vabbè, questo è il mio video, vi dico, ve la descrivo, poi sicuramente insomma l'avrete già vista in altri video. Ognuno sono innanzitutto 2, 4, 6, 8, sono 10, 10 ombretti. Dunque, dov'è? 3 grammi per 10, quindi sono 3 grammi ogni ombretto, sono 10 e sono, alcuni sono shimmer, molto shimmer, come diciamo il più shimmeroso di tutti è questo qui verde, che lei chiama Pacifico, sì, Pacifico si chiama questo, anzi vi dico tutti i nomi. Allora, partendo da questo, allora, questo si chiama... Tacco 12, poi abbiamo questo ed è un direi satinato. Adesso li vedremo un attimo swatchati. Poi abbiamo questo verde qui, bellissimo, che si chiama appunto Pacifico. Poi abbiamo il viola che non poteva. Io spero che questi colori si rendano un pochino. Abbiamo questo viola bellissimo che si chiama Casa Delight. Poi abbiamo questo marroncino bruciato che si chiama Texas. Poi abbiamo il Biker Chic, che è questo marrone un pochino più scuro. E poi scendendo, ecco di qua, scendendo sotto abbiamo Monterey, che è questo verde. Poi abbiamo il Route 65, 66, insomma 66, volevo fare la professional, che è questo illuminante chiaro molto carino.
Poi abbiamo il Trinacria, che è questo che è a metà tra un aranciato. In realtà in camera sembrano molto più chiari, sono molto più decisi come colore. Adesso non so poi una volta caricato il video come risulteranno. Comunque si chiama Trinacria. Poi c'è il blu, bellissimo, It's Boy. E poi l'ultimo, che è questo sabbia, come lo vogliamo chiamare, taupe, sabbia, che si chiama Jet Lag. Sono fantastici. Adesso passiamo a swatcharli. Allora, vediamo se riesco perché non potete avere idea come al solito di come sono attrezzata qui nel bagno. Oh signore, tutto professional qua, tutto professional, che se si distrugge questa paletta io svengo in diretta, farò lo svenimento in diretta. Allora, vi vado a swatchare prima di tutto il primo colore, cioè questo, e cioè il tacco 12. Allora, vediamo. Allora, questo è come appare, diciamo un satinato, è un satinato. Poi questo verde, che è quello che mi fa impazzire letteralmente, che è il Pacifico. Certo, io ho cominciato dal medio, capito? Vabbè, molto organizzata, sì, organizzatissima come al solito. Questo è lo swatch sul dito, vedete come luccica, che meraviglia. Poi abbiamo il viola, che è il Casa Delight, lo mettiamo qui al mignolo, tanto ormai sono partita male e male vado avanti. Eccolo qui, anche questo è un bellissimo satinato, sono pigmentati in una maniera che voi non avete idea. Poi questo marrone qui, il Texas, eccoci, adesso sbaglio pure dito, eccolo qui, bello, è un marrone, sembrerebbe freddo. Freddo, caldo, insomma, non sono una grande esperta, però a prima vista non mi sembra che abbia dei riflessi all'interno caldi, quindi mi sembrerebbe un freddo, bello anche questo. E poi abbiamo aiuto, il Biker Chic. Biker Chic, sì, eccolo qua, lo facciamo qui. Questo è tra un marrone e un grigio, vedete? Tra un marrone e un grigio molto, 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 è bello, è particolare. Allora, adesso li swatchiamo. Allora, io comincerei con il primo, che era questo. Io li vorrei swatchare qui. Ok, uno, due, tre, quattro e cinque. Dio, che belli! Come faccio adesso a farveli vedere qua, però? Bella idea, Robby. Bella, bella, bella idea. Eccoli. Ma ho fatto. Volevo farveli vedere qui perché in realtà poi il colore della pelle. Adesso dovrei prendermi il tablet in mano. Aspettate, guardate che cosa combino adesso. Ne farò una delle mie sicuramente. Eccoli, guardate come sono intensi. Non l'avete mai vista fare una cosa del genere? Eccomi, ci sono io. Ecco qua. Sapete che faccio? Vi metto una foto, vi metto una foto alla fine, così sarà meglio. Però sono incredibili, sono incredibili. Eccomi qua, mi sono ripulita a dovere il braccio e ripartiamo adesso. Allora, andiamo su quelli che si trovano nella parte inferiore. Allora, il primo che vi faccio vedere è Jet Lag, che è questo. Adesso andiamo in ordine, facciamo con il pollicione. Eccolo qua, che è bello, è veramente luminoso, molto, molto, molto bello. Diciamo che è un satinato anche questo, leggermente tendente allo shimmer. Poi abbiamo questo blu, It's a Boy. Eccolo. Mamma, che meraviglia, guardate che bello! È un blu che dà dei riflessi verdognoli, verdastri, un blu verde molto bello, molto carico e molto intenso, veramente bello. Non vedo l'ora di farmici un trucco. Poi abbiamo questo mattone, diciamo, che si chiama Trinacria. Bello anche questo. Questo su tutta la palpebra, sfumato con un marrone laterale, bellissimo. Anche questo è satinato. Poi abbiamo questo più chiaro, Route 66, eccolo qua. Che bello, com'è luminoso! Guardate che meraviglia! Questo è un illuminante pazzesco, bello, bello, bello. E poi, perché lo sto facendo adesso con voi? Non l'avevo fatto ancora. E poi c'è Monterey, Monterey, che è questo verde bosco. Bellissimo, bellissimo veramente. Adesso vi swatcho anche questi, se riesco a farlo. Allora, vediamo. Questo era il primo. Ok, poi abbiamo questo, poi questo, poi questo,
E questo sono pigmentati in una maniera pazzesca. Non credevo veramente che degli ombretti minerali potessero essere così. Allora, che vi riesco a far vedere come, tanto come prima qui? Allora, ma chi? Ma io non lo so, ma veramente. Vabbè, sentite, vi metterò una foto, però credetemi se vi dico che sono fantastici, veramente, veramente, veramente belli. Un attimo che torno. Ma chi ve la fa una recensione così professionale come questa? Ma dove la trovate un'altra YouTuber così professionale? Comunque, vi metterò le foto alla fine. Guardate che meraviglia, ve la faccio rivedere di nuovo. Sono contentissima, sono belli, mi piacciono, la terrò come un oracolo, la userò perché io non compro le cose per tenerle lì, collezionarle. Mi piace avere le cose, ma mi piace anche usarle, perché penso insomma, che un acquisto, se si fa un acquisto è perché si ha piacere di avere le cose e anche di usarle. Niente, cari amici e care amiche, era solamente ecco, questo video velocissimo per farvi vedere questa meraviglia che ho preso e vi metterò, ripeto, le foto alla fine in maniera tale che possiate avere un'idea di come rendano un pochino più professionale e vi mando un abbraccio, un bacio e buona serata a tutti.